Dopo aver detto questo, fu assunto in cielo sotto i loro occhi e una nuvola lo nascose alla loro vista. È fondamentale che riconosciamo l'imminenza del rapimento. Gli eventi descritti nel libro dell'Apocalisse sono stati messi in moto. Per comprendere meglio le circostanze, dobbiamo solo guardare più attentamente al mondo in cui viviamo. L'ora del rapimento è quando il Signore si manifesterà, identificherà il suo popolo e li guiderà. Accadrà così rapidamente che non avrai nemmeno il tempo di ricevere un ultimo avvertimento. Non ci sarà tempo sufficiente per prepararti per il rapimento. Ti coglierà di sorpresa. Non ci sarà nessun segno finale e non riceverai nessun indizio riguardo al rapimento. Non ci sarà nessun preavviso e l'evento accadrà all'improvviso. Potrebbe accadere ora, domani o anche tra 10 anni. Non conosciamo il momento. Siamo curiosi di sapere cosa ci riserva il destino. Sei pronto per la sua venuta? Prima però ti chiediamo solo una gentilezza, iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare. Ecco dove inizia a diventare davvero interessante. Quando accadrà il rapimento, cosa succederà è sconosciuto. Con tutta la nostra fiducia, dobbiamo prepararci. Molti vogliono sapere quando accadrà il rapimento, come accadrà e quando. La data esatta del rapimento non è data dalla Bibbia. È detto che tutto accadrà in un istante. Potremmo sperimentare il rapimento in un attimo, tuttavia non siamo sicuri del giorno esatto, anno e decimo di secondo in cui accadrà. Non avremo tempo di riflettere sulla situazione. Saremo portati alla presenza di Dio. Non ci saranno segni che indicano che il rapimento sta accadendo. Fino ad ora abbiamo pensato che ci sarebbe stato almeno un ultimo segno prima del rapimento. Lasciateci dirvi, però, che non ci saranno anomalie meteorologiche, occorrenze astronomiche o indicatori unici che il rapimento si sta avvicinando. Le persone continueranno a vivere le loro vite e a svolgere le loro attività quotidiane, andando avanti con le loro vite regolari e alcuni di loro tradiranno i loro partner. Ci saranno bugiardi e truffatori. Ci saranno ladri e scippatori degli altri. Non avranno rimorsi e continueranno a commettere tutti i loro peccati precedenti fino al rapimento. Vivranno vite piene di rimpianti. Gli immorali perpetueranno l'immoralità sessuale. Crederanno di non essere affetti da tutto questo. Continueranno con le loro vite immorali, dimenticando o essendo turbati dal rapimento. Diffonderanno violenza e odio tra loro. Ci sarà chi pratica la stregoneria. Ma succederà altro di molto significativo e potresti voler prestare particolare attenzione ora. Ci saranno altri che, come Enoch, cammineranno con Dio e saranno con lui mentre li guida a lui. Assomiglieranno alle pecore di Dio. Stanno prendendo decisioni di vita di cui sono consapevoli. Non perseguiranno una vita caratterizzata da violenza, odio, tradimento o comportamento sessuale immorale. Vivranno una vita di fede, contemplando Dio e la sua venuta. Vivranno in pace. La nostra salvezza è qualcosa che dobbiamo prendere molto seriamente. Coloro che hanno preso la loro salvezza seriamente e con riverenza sono quelli che saranno portati alla presenza di Dio al rapimento. Non l'hanno trascurata. Troveranno la loro redenzione affrontando le loro paure. Che tipo di vita conduci? A che ora ti alzi ogni giorno? Ti impegni in comportamenti immorali ogni giorno? Sai cosa stai facendo con la tua vita, quindi avrai la risposta a tutte queste domande. Sei consapevole delle tue azioni passate e di ciò che hai fatto. Otterrai una chiara comprensione della tua vita facendoti queste domande quotidianamente. Potresti vivere una doppia vita, un modo di vivere in cui nascondi il tuo comportamento immorale e presenti una facciata falsa agli altri. Nessuno nella tua famiglia o nel tuo circolo di conoscenze è consapevole del suo volto. Quando accadrà il rapimento, le persone saranno autorizzate a continuare con le loro attività regolari. Non saranno in grado di resistere alla tentazione di rivelare chi sono realmente. I malvagi potrebbero essere troppo preoccupati con i loro atti malvagi per poter nascondere qualsiasi cosa quando accadrà il rapimento. Torniamo alla Bibbia per un secondo per collegare alcune cose insieme e qui è dove diventa davvero importante, quindi potresti voler prendere appunti se non lo hai già fatto. Ebrei mezzogiorno e 14 cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Quelli che credono in Dio e si astengono da comportamenti immorali vivranno apertamente e senza maschere. Al contrario, le persone che agiscono nel modo opposto potrebbero sentirsi subliminalmente che ciò che hanno fatto era sbagliato. Dopodiché, devono ascoltarlo. Ma c'è di più da scoprire. Apocalisse 3 e 20, ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, entrerò da lui, e cenerò con lui, ed egli con me.
Non importa quale peccato abbiamo commesso o cosa stiamo facendo quotidianamente, Gesù vuole entrare nelle nostre vite. Entrerà nelle nostre vite e si formerà una relazione tra Lui e te. Non è qualcuno da cui dovresti allontanarti. Sei libero di chiedere perdono. Perché non lo fai? Cosa ti trattiene? Non è qualcuno da cui dovresti allontanarti. Non c'è bisogno che tu conduca un'esistenza incerta. Hai l'opzione di comunicare con Dio e chiedere perdono da Lui, ovunque tu sia nel mondo. Puoi parlargli mentre sei seduto nella tua stanza, ovunque nel mondo, in qualsiasi momento. È possibile per te essere tutto ciò che devi fare è implorare il suo perdono. In un istante, sarai nella sua compagnia. Anche se dovessi lasciare questo mondo, sarai premuto per il tempo poiché tutto accadrà così rapidamente. Non sarai nella sua presenza se continui con i tuoi peccati e non cerchi il perdono. Tutto ciò che devi fare è chiedere il perdono. Anche se ci consideriamo forti, siamo in realtà abbastanza deboli. Possiamo terminare le nostre vite in qualsiasi momento. È ora che tu affronti la realtà se pensi che vivrai eternamente in questo mondo. Ma andiamo un po' più a fondo ora e qui è dove inizia a prendere una svolta. Ebrei 9:27 e come è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Non si può considerare la morte un incidente. La morte è un appuntamento. Non sai mai quando arriverà. Tutto ciò che sai è che ognuno ha un appuntamento con la morte. Non sai solo quando. Non solo al rapimento, ma durante tutta la vita, i cristiani hanno ancora speranza per la risurrezione dopo il rapimento. Risorgeranno di nuovo, in particolare a quelli che stanno affrontando difficoltà. Basta ascoltare questo. 1 Corinzi 15:51-54 Ecco, vi dico un mistero. Non tutti moriremo, ma tutti saremo cambiati, in un momento, in un batter d'occhio, all'ultimo suono della tromba. Perché suonerà la tromba, e i morti risorgeranno incorruttibili, e noi saremo cambiati. Perché questo corruttibile deve rivestirsi di incorruttibilità, e questo mortale deve rivestirsi di immortalità. Quando questo corruttibile si sarà rivestito di incorruttibilità, e questo mortale si sarà rivestito di immortalità, allora si adempirà la parola che è scritta. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Una volta che le nostre identità terrene saranno cambiate, ci sarà dato un corpo squisito. I nostri ex se saranno banditi. Sarà troppo tardi per i vecchi noi. Ma ecco dove le cose diventano davvero scioccanti. Filippesi 3:21-22 La nostra cittadinanza però è nei cieli, da dove aspettiamo anche come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro corpo umile perché diventi conforme al suo corpo glorioso, secondo l'operazione con cui può anche sottomettere a sé tutte le cose. Saremo liberi, il nostro corpo non invecchierà né soffrirà. Saremo in grado di apprezzare il nostro magnifico fisico e il nostro corpo diventerà immortale. Dio ci ha dato la vita eterna, nella quale entreremo. Sofferenza o agonia non ci riguardano. Una fine alla nostra sofferenza collettiva. Questa è la vita che desideriamo. Questa è la vita di Dio. Non è necessario sperimentare problemi di salute. Nulla ti influenzerà negativamente. Tutto sarà a tua disposizione. Tutto ciò che devi fare è chiedere perdono e avere fede in Lui. Grazie, alla prossima!